avevamo promesso e l'abbiamo mantenuto. Quando lo abbiamo detto ci prendevano per folli, perché la demolizione del ferro di cavallo è l'atto finale di un'attività che ha prima visto liberare quasi 80 immobili e ricollocate in appartamenti migliori, nel frattempo ristrutturati e resi agibili circa 70 famiglie. Poi siamo andati alle gare di demolizione, parte la demolizione e poi ci sarà la ricostruzione dei luoghi e delle abitazioni. Quindi insomma, operazione che ci attendiamo da 25 anni, si sono alternati più governi di centrodestra e di centrosinistra, comunali e regionali, quindi è la fine di un percorso che è iniziato molto tempo fa e di cui sono molto contento. Non credo che a Villa del Fuoco le forze dell'ordine non abbiano cercato di tutelare al massimo la sicurezza di tutti. Diciamo che i luoghi devono essere vissuti e quindi è giusto che qui venga un presidio della Polizia Municipale, che venga la sede dell'ATER, che le abitazioni vengano date a categorie in difficoltà ma che non devono essere per forza indigenti totali, pensiamo alle nuove povertà. Quindi anche la tipologia di assegnazione di questi immobili contribuirà a renderli maggiormente sicuri. Senza le nostre leggi non sarebbero mai arrivati e riconsiderati i finanziamenti che abbiamo ulteriormente trovato e ereditato dalla precedente amministrazione regionale del Presidente D'Alfonso. Noi li abbiamo salvaguardati, indirizzati ed oggi finalmente vengono utilizzati.